La notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912, il Titanic, la nave più grande mai costruita dall'uomo, si inabissa per sempre nei fondali marini. In poche ore, l'inaffondabile transatlantico portò con sé negli abissi 1500 vite tra equipaggio e passeggeri. Da quel momento, molte sono state le ipotesi dell'incidente. La versione ufficiale, che vede la causa della tragedia nello scontro accidentale con un iceberg, non ha mai convinto del tutto, e nel corso degli anni molte sono state le ipotesi, ma anche le coincidenze inquietanti, che hanno avvolto nel mistero uno dei disastri più famosi della storia dell'uomo. Se ti piacciono i nostri video, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre nuove storie. La versione ufficiale vede nella causa dell'incidente l'eccessiva velocità di navigazione in cui viaggiava quella notte il Titanic. La velocità, infatti, non avrebbe permesso al bastimento di evitare lo scontro con un grosso iceberg che avrebbe provocato uno squarcio nel fianco della nave e il successivo inabissamento. Se questa è la versione ufficiale, non tutti la condividono. Come è stato possibile, in una notte serena e limpida, con il mare calmo, non accorgersi della presenza di un enorme iceberg? A questa domanda, nel corso degli anni, molti hanno provato a rispondere e le teorie sono molte. Alcuni teorici del complotto rigettano l'ipotesi dello scontro casuale con l'iceberg e ritengono che la collisione che provocò lo squarcio sul fianco del transatlantico fu causata da un'altra nave. Questo non fu un evento fortuito, un incidente, ma bensì una tragedia voluta e programmata. A dare forza a questa ipotesi fu la testimonianza di molti naufraghi che raccontarono di aver visto una misteriosa nave seguire il Titanic durante le ore del naufragio. La teoria afferma inoltre che dietro il disastro del Titanic ci sarebbe un complotto ordito dai gesuiti che, con la collaborazione del capitano della nave, Edward Smith, affiliato alla setta degli assassini, avrebbe provocato intenzionalmente il naufragio con l'obiettivo di uccidere i potenti banchieri presenti a bordo del transatlantico, Astor, Guggenheim e Strauss, colpevoli di essersi opposti alla creazione della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti. Secondo questa teoria, infatti, uccisi gli oppositori, sarebbe stata creata qualche anno dopo, nel 1913, la Federal Reserve, la banca che avrebbe aiutato i gesuiti a finanziare la scintilla che diede il via alla Prima Guerra Mondiale. Se questa ipotesi può apparire fantasiosa, il mistero della nave fantasma che, secondo i racconti dei sopravvissuti, avrebbe assistito senza intervenire al disastro del Titanic, però rimane. Alcuni ricercatori ritengono che la nave fantasma di cui parlano i sopravvissuti fosse la Californian, un piroscafo britannico che in quelle ore notturne aveva fermato la navigazione a circa 10 miglia di distanza dal Titanic per evitare l'impatto con qualche iceberg. Ma perché allora, nonostante gli SOS lanciati dal Titanic e lo sparo di razzi di segnalazione, la Californian non intervenne in soccorso? Secondo il capitano del piroscafo, né lui né l'equipaggio comprese le richieste di aiuto del Titanic e pensarono che i razzi di segnalazione fossero in realtà degli spari pirotecnici. Se il capitano della Californian e il suo equipaggio furono per lungo tempo accusati di non essere intervenuti in soccorso del Titanic, non tutti però ritengono che la nave misteriosa fosse la Californian. La Californian era sicuramente nelle vicinanze del naufragio, ma la nave descritta dai sopravvissuti sarebbe stata un'altra. Navigava molto più vicino al Titanic. Alcuni pensano che si possa trattare del Samson, un veliero norvegese che pare stesse navigando illegalmente nell'area e per questo non intervenne in soccorso del Titanic. Ma questa ipotesi non è mai stata confermata e a oggi di questa misteriosa nave non c'è traccia. Ma se le ipotesi dei teorici del complotto non convincono, che cosa ha fatto sì che l'equipaggio del Titanic non si accorgesse dell'enorme iceberg in una notte limpida e serena? Secondo lo storico Tim Maltin, a causare l'incidente sarebbe stato un effetto ottico denominato Fata Morgana. Il fenomeno è conosciuto per le navi che sembrano galleggiare sul mare, ma in particolari condizioni, quando l'aria più calda intrappola l'aria fredda sotto di essa, questa può distorcere e oscurare gli oggetti all'orizzonte.
Quella notte, l'equipaggio del Titanic, nonostante il cielo sereno e il mare calmo, non vide l'iceberg, perché davanti ai loro occhi l'effetto Morgana gli mostrò all'orizzonte una bianca striscia di foschia, e quando davanti ai loro occhi improvvisamente si materializzò l'iceberg, fu troppo tardi. La velocità eccessiva e il panico dell'equipaggio resero l'impatto inevitabile. A conferma di questa ipotesi, Maltin afferma che diverse navi che nel corso degli anni hanno navigato nell'area del naufragio del Titanic hanno registrato anch'esse rifrazioni anomale della luce e miraggi all'orizzonte. È stato un raro evento naturale, una distorsione della luce ad aver ingannato l'equipaggio del Titanic e ad aver provocato la tragedia? O è stato l'impatto con una nave sconosciuta? La verità, dopo più di 100 anni, ancora non la si conosce. Ma fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e se vi è piaciuto il video mettete un like. Alla prossima storia!